Siamo con il sindaco di Gruaro, Giacomo Gasparotto. Oggi sarà presentato il canale scolmatore per mettere in sicurezza il centro di Gruaro. Chi conosce sa che quando pioveva purtroppo la piazza si allagava. Ecco, oggi assieme al consorzio di bonifica presentate quest'opera. Ci può dire due parole su questa presentazione? Sì, oggi questa è una giornata importante, una data storica per Gruaro, perché si tratta della presentazione del progetto del scolmatore per la messa in sicurezza della piazza del centro abitato di Gruaro, ed è un progetto storico perché è un problema, un annoso problema che il comune ha da sempre, se ne parlava ancora circa 100 anni fa, e finalmente 5 anni fa con l'approvazione del piano delle acque, in cui avevamo messo in risalto 3 questioni fondamentali per mettere in sicurezza dal punto di vista idraulico Gruaro, cioè la trasformazione del canale Cortina, del canale Codis, come scoli che diventassero scoli consortili, e questo l'abbiamo fatto con gli allargamenti e le manutenzioni, e dopodiché c'era da capire come fare, visto che la piazza di Gruaro è nel punto più basso del comune, evitare che tutta l'acqua che arriva dal Friuli tramite da Bagnara avvenga direttamente in piazza e poi dalla piazza prenda il Cortina e poi vada verso il Lemene. Si è pensato con un accordo di programma con il consorzio di bonifica per uno studio molto specifico per fare in modo di raccogliere l'acqua tra Gruaro e Bagnara tramite uno scolmatore che funzioni esclusivamente quando c'è l'onda di piena sostanzialmente, e porti l'acqua direttamente al Lemene, il che vorrebbe dire che Gruaro verrebbe sgravato di tutta quella quantità d'acqua e quindi il pericolo di piene diventerebbe, dal punto di vista del tempo, molto, molto, molto difficile, insomma, e quindi non impossibile ovviamente in caso di alluvioni, ma diventa una situazione di carattere trentennale, insomma, con una capacità di ritorno molto, molto lunga. E siamo riusciti, grazie al consorzio di bonifica, al lavoro che abbiamo fatto con la progettazione, al fatto che ogni volta che avevamo situazioni avevamo sempre chiesto la calamità naturale, quindi con i decreti eccetera, le priorità, avevamo il progetto definitivo pronto, e con i fondi che sono arrivati dallo Stato tramite la Regione che ha finanziato appunto con Tempesta Vaia circa 7 milioni di euro su il Veneto orientale, su Venezia orientale, a cui ricordo che proprio come Presidente della Conferenza di Sindaci a suo tempo abbiamo approvato il piano strategico, e su quel piano strategico c'era proprio il capitolo relativo all'idraulica, e c'erano circa 40 milioni di opere necessarie per mettere in sicurezza tutto il Veneto orientale, tra cui le priorità c'era anche il canale di Gruaro. Quindi è una conclusione di carattere tecnico, eravamo pronti con progettazioni, con priorità, con decreti, con tutto quello che serviva, è arrivato il momento e adesso è stato nominato commissario, co-commissario, il subcommissario, l'ingegner Grego del consorzio di bonifica, e i lavori devono iniziare entro settembre, e quindi è un fatto importante. Stasera alla presenza del vice governatore Forcolin, del presidente Piazza, si presenta la cittadinanza. Lo abbiamo qui, sta arrivando, ecco qui. Ecco, ciao, si presenta la cittadinanza a questo progetto. Proprio abbiamo qua il vice governatore, che saluto.